per il programma Ciao Tony, l'appuntamento del sabato mattina. New York si sveglia con Ciao Tony dalle 10 alle 11.30, mentre in Italia è pomeriggio 16.17.30. Beh, sappiamo quello che sta avvenendo in Italia in questo momento. Neve, neve, neve dappertutto. La situazione è difficilissima e critica in tantissime località. Ma adesso noi andiamo in Italia, andiamo nel centro dell'Italia, andiamo a Roma, nella capitale, dove oggi ci aspetta questo bellissimo appuntamento del quale ne ho già parlato in diverse occasioni. Oggi abbiamo il piacere di riavere qui al programma Ciao Tony l'attrice così affascinante, così seguita di questo successone, il grande sotto Un Posto al Sole. Ed oggi abbiamo Nina Soldano, cioè Marina di Un Posto al Sole. Ciao Nina. Ciao Tony. Allora, ciao a tutti, io sono qui sommerso dalla neve, ragazzi, anche a Roma è nevicato tantissimo. E infatti ti chiedo proprio questo: com'è la situazione attuale? Raccontaci un po'. Ma su Roma, va bene, la capitale si è bloccata, ovviamente, perché i romani non sono abituati a questo evento così forte. Diciamo che in tutta Italia invece la situazione è veramente critica, dalle Marche alla Romagna, per conto dalla Calabria alla Puglia, insomma veramente la situazione è molto critica. Ci sono alcuni paesini che sono completamente isolati, non ci sono viveri, le scorte sono quasi finite e quindi la gente ha paura, ha molta paura. Quindi sta nevicando proprio adesso, nevica in Italia? Sì, guarda, neanche mezz'ora fa c'è stata una bufera fortissima di neve qua su Roma, Veramente, veramente grande, altro che la nevicata del 56. Infatti parecchio stanno facendo. I nostri, sì, stanno facendo parecchi questo paragone. Spero che quest'anno quella del 2012 si superi nettamente quella del 56. Wow. Allora, proprio di sì. Marina, dovrebbe nevicare entro quanto? Questa sera? Quando finisce? Domani? Allora hanno detto che entro oggi dovrebbe finire, diciamo, questa turbolenza molto forte. Ovviamente poi si vedrà nei prossimi giorni. Quindi ci sono. Non capisce più niente, sai. Nevica, poi si smette. Poi viene bufera con vento, neve e poi smette. Poi pioggia, neve, è un disastro, guarda. Sicuramente ci sono disagi all'aeroporto, per chi deve viaggiare si deve preparare. Chi deve viaggiare sarà veramente un problema molto forte, perché molti aeroporti li hanno chiusi, molti voli sono stati completamente annullati, e così come per quanto riguarda i treni, insomma. Anch'io stesso ho fatto fatica questo fine settimana a rientrare a Roma, ci sono ritardi, alcuni treni soppressi, oppure ore e ore e ore in treno ad aspettare, no? Di ripartire con molta tranquillità e molta calma. Non è facile per niente, e ovviamente questa neve ha disarmato praticamente tutti, compresa la protezione civile, che insomma, poverini, loro stanno facendo il massimo, ma non basta. Sicuramente, non ci auguriamo. In punti addirittura è arrivato l'esercito, e in altri invece ha fatto fatica ad arrivare, ad esempio. Allora, noi ci auguriamo naturalmente che al più presto si risolva quello che si può fare, perché sicuramente qui ci vorrà un impegno enorme, un po' da parte di tutti. Per i bambini sicuramente è una gioia vedere, no? Possono giocare a palle di neve, fare pupazzi di neve, insomma, ma per le persone adulte, soprattutto chi... Io voglio dire, sono vicina agli anziani, no? Che poverini, ma come fanno? Non ce la fanno da soli. Non ce la fanno. Oppure persone malate che hanno bisogno di ossigeno, capisci? E devono andare in ospedale, insomma. Per queste persone sarà veramente un... Beh, speriamo che tutti noi in un modo o un altro diamo una mano. Quello che si può fare, sicuramente si debbono aiutare uno con l'altro, perché sì, purtroppo... i paesi comunque sono molto uniti tra di loro, diciamo che la popolazione è attiva, cioè come può si spara la neve, si toglie il ghiaccio, insomma sono molto 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 uniti. Certo è che è talmente tanta che è difficile poterla spazzare via in un nanosecondo, capisci? Ok, adesso noi parliamo di un altro evento, un evento di affetto, parliamo di amore. Di un evento, molto calore, bello, e per quanto riguarda, insomma, anche inaspettato, una bella sorpresa. Allora, Nino, guarda,
sarà sicuramente un piacere enorme, perché l'8 marzo è la festa della donna in Italia e la festa della donna si festeggia anche qui. Io l'8 marzo sarò lì, porterò il mio cuore, porterò il mio sole, porterò un posto al sole. Marina, arrivo, sto arrivando, manca poco ormai. Manca poco, allora un posto. Manca veramente poco. Vedi che io sto per arrivare lì, speriamo che questa area non mi blocchi, un po' di qua, un po' di là, comunque a Napoli ci arrivo, neve o non neve, vediamo. Sì. Troverai un modo di arrivare lì da voi a un posto al sole. Ti aspettiamo. Ecco, il grande soap, voi siete straordinari. È una soap, guarda, io no, non perché ci lavoro ormai da anni, ma devo dire che è l'unica in assoluto che tocca temi sociali molto forti e importanti e li racconta con molta delicatezza, ecco, con molto rispetto e fa, come dire, notizia, no? Sì, assolutamente. C'è un grandissimo lavoro dietro, dagli autori, insomma, gli sceneggiatori, parte insomma della produzione, così come tutti i reparti, costumi, trucco, parrucco, insomma c'è veramente è una grande squadra la nostra. È un soap che insomma, poi tra di noi c'è una grandissima energia, siamo tutti molto compatti, ecco, tra di noi attori. È un soap che ti coinvolge, Nina, ecco, ti fa discutere, ti fa ragionare, ti fa arrabbiare, ti fa amare, ti coinvolge proprio nella vita quotidiana, ecco perché questo secondo me ha questo successo enorme. È un soap molto reale, quella è la parola giusta. Sì, molto, sì. Benissimo, allora io... Questo personaggio che insomma è molto amato, le donne insomma capiscono che in realtà Marina sì è una donna, come dire, a volte prepotente, amante del potere, del lusso, ma anche una donna molto generosa, molto sensibile, romantica, e questo le donne lo hanno capito. Come si direbbe qui, e la amano da morire. Nina, Marina è proprio una business lady, però, però certo che con Riccardo, con Roberto, non è tanto Roberto, facile. Facciamo fuoco e fiamme, mio caro. Ecco, infatti. Sì, sì. Ma proprio così come deve essere. Tutti e due, diciamo, facciamo parte della stessa medaglia, ecco. Capisci? Siamo due calamite che non possono assolutamente staccarsi. Come si staccano per un po', ma poi ritornano. Come si dice qui, siete entrambi... Il pubblico lo vuole. Siete entrambi dei leaders, quello è il fatto. I leaders, ecco, già, quindi, esatto. Quindi è giusto che così sia. Nina, grazie mille, cari saluti a tutti gli amici di Un Posto al Sole, ci vediamo tra circa 8-9 giorni. 8-9 giorni, ok. Ok, grazie mille. Ciao, un abbraccio da New York, ciao.